Eccoci tornati sul canale per un nuovissimo video qui con Davy. Oggi ragazzi è un video molto particolare e avrete letto già dal titolo, avrete intuito qualcosina. Come sempre prima di iniziare mi piace, commento e condivisione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se volete provare il gioco completamente gratuito trovate il link nella descrizione del video. Inoltre nella descrizione troverete anche il link al mio secondo canale, canale personale, che dove tratto argomenti al di fuori del gaming. Quindi ripeto ancora una volta, se siete interessati link in descrizione. Questo video vuole essere un confronto con la community che mi segue su World of Warships da ormai molto tempo. Siete tantissimi e non posso che ringraziarvi. Quindi è una specie di confronto anche tra di voi, perché potrete scrivere quello che pensate per quanto riguarda l'argomento dei sommergibili, che presto o tardi verranno aggiunti su World of Warships. Partiamo subito da un presupposto. I sommergibili sono una classe, per alcuni versi, molto difficile da spottare, fino a 2 km a quota periscopio. Quindi in qualche modo i sommergibili andranno a sostituire, tra virgolette, i cacciatorpedinieri per quanto riguarda lo spotting, oppure gli attacchi con i siluri, guida acustica oppure siluro lanciato normalmente. L'abbiamo visto nel video precedente, se non l'hai fatto ti consiglio di andarlo a vedere, perché spiego a 360 gradi l'andamento dei sommergibili all'interno del gioco, proprio ti faccio vedere come si utilizzano. E quindi dicevo, l'aggiunta di questa nuova classe sicuramente andrà un pochino ad oscurare i cacciatorpedinieri. Poi c'è da dire che i cacciatorpedinieri si distinguono in cacciatorpedinieri molto più veloci, meno veloci, più visibili, meno visibili. Non apriamo questo argomento, perché altrimenti non ne veniamo più fuori e non rimaniamo nel tema che sono i sommergibili. Quindi secondo me il primo punto di vista, che il primo fattore che andremo a toccare appunto, sarà quello che il sommergibile sarà complicato da spottare in alcune circostanze, salvo ricerca idrofonica oppure ricerca radar, e sarà un vantaggio tattico all'interno della partita davvero unico. Voi pensate, ed è una cosa che io ho già provato, quando ho saputo dei sommergibili ho detto cavolo, con il sommergibile posso andare ad attaccare la porta aerea nemica, semplicemente vado sott'acqua per tutta la mappa, emergo e lancio i miei siluri alla porta aerea nemica e l'affondo. Quindi le portaerei da questo punto di vista devono stare particolarmente attente, si devono muovere ancora di più e devono capire quanto prima dove si trova il sommergibile, che può essere un'arma letale in qualsiasi settore della mappa, centrale, destra, sinistra, ovunque si trova il sommergibile bisogna cercare di neutralizzarlo il prima possibile. C'è da dire che il sommergibile adesso sarà più facile tra virgolette da spottare, perché hanno aggiunto la perdita di carburante. Quando il sommergibile verrà danneggiato ci sarà una perdita di carburante e questa andrà a creare una scia che appunto il sommergibile andrà a lasciare. Qui sarebbe anche interessante pensare che se sto perdendo carburante mi fermo in modo tale che la scia non viene rilasciata. Penso che ci sarà un accumulo di carburante nella zona, diciamo, del sommergibile se rimane fermo. Comunque, a parte questa cosa qui, dicevo, il vantaggio tattico secondo me sarà importantissimo anche per quanto riguarda i siluri. Ragazzi, fare una falla a bordo di una nave, magari anche con la guida acustica e il siluro lanciato su una corazzata, è molto importante, perché se giocate in plotone magari il nemico ha appena riparato una falla o spento un incendio e voi andate con il vostro siluro, gli mettete un'altra falla addosso o altre due falle, quindi di conseguenza tutto questo si traduce in una perdita di punti da parte del nemico e potreste anche affondarlo da questo punto di vista. Per quanto riguarda il cap, ritengo che il sommergibile ovviamente farà particolarmente fatica a cappare, perché è obbligato a rimanere, deve rimanere a livello dell'acqua, quindi neanche a 6 metri, dovrà rimanere a 0 metri per poter cappare, ma ciò lo renderà particolarmente attaccabile da tutti i nemici, aerei, cacciatorpedinieri, le stesse corazzate o gli incrociatori, e basterà davvero molto poco per farlo saltare in aria, perché abbiamo relativamente poca vita, 18.900 punti, la corazzatura è 19 da tutte le parti, quindi capirete bene che è facilmente penetrabile ovunque. Altre cose da dire sinceramente per quanto riguarda l'aspetto prettamente
Tattico non ce ne sono, perché con il sommergibile, come detto, possiamo andare contro la porta aerea nemica, quindi noi veramente possiamo anche in qualche modo sfruttare alcune zone della mappa morte, dove magari non vanno molte persone, non ci sono persone, noi andiamo tranquillamente, saliamo tutta la mappa e andiamo a colpire la porta aerea nemica, o peggio ancora prendiamo i nemici alle spalle. Non deve essere bello vedersi arrivare dei siluri che vengono caricati esattamente in 51 secondi. Ogni 51 secondi noi lanciamo 6 siluri. È, ragazzi, qualcosa di incredibile. Questi sono solo alcuni dei vantaggi, ovviamente, del sommergibile che potrebbero esserci all'interno della partita. Adesso andiamo a vedere un aspetto un po' più community. Perché se è vero che da una parte ci sono molte persone che non vedono l'ora del rilascio dei sommergibili, e io sono una di queste persone, perché secondo me il sommergibile andrà a dare darà un po' di aria fresca all'interno del gioco, un po' di nuove unità da utilizzare, ebbene c'è una parte che non vede di buon occhio l'aggiunta di questa classe, semplicemente perché ritengono che sia troppo potente, che sia troppo difficile da affrontare, o più semplicemente perché World of Warships l'hanno ormai incentrato sulle classi già esistenti, quindi sono un po', come dire, titubanti nell'aggiunta di un'altra classe. Dobbiamo aprire diversi aspetti da questo punto di vista, nel senso che alcune persone semplicemente ritengono che i sommergibili li vedono già in ottica futura all'interno delle Clan Wars, quindi dicono: non basta che non vogliamo le portaerei, in più ci state mettendo anche i sommergibili. Ovviamente qui sono tutte riflessioni personali. Per quanto mi riguarda, se un'unità non voglio utilizzarla, semplicemente non la utilizzo. Non posso impedire agli sviluppatori di ascoltare la maggioranza delle persone che desiderano l'aggiunta dei sommergibili. In democrazia, fino a prova contraria, decide la maggioranza. Sinceramente, altre cose da dire per quanto riguarda i sommergibili non ce ne sono. Sicuramente riapriremo l'argomento in futuro, ancor più dopo che avrò letto i vostri commenti, se ce ne saranno, sotto questo video, per capire un pochino cosa ne pensate. Io ripeto, una nazione che vorrei vedere in particolar modo con i sommergibili sono i giapponesi. Vorrei tanto vedere i sommergibili giapponesi in futuro. Certo è che i tedeschi mi stanno piacendo tantissimo, perché comunque sia sono l'unica nazione che può recuperare vita tramite l'utilizzo di Lutens, il comandante speciale. 3000 punti possono determinare un sommergibile affondato da un sommergibile ancora in vita, il che ovviamente è una cosa molto positiva, perché si può attivare più volte durante la partita. Ragazzi, il video termina qui, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del tema sommergibili, o comunque sia se avete domande o avete curiosità potete sempre scriverle nei commenti. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi ci vediamo con un prossimo video o in un prossimo gameplay. Ciao!